Anche Grotte ha la sua prima panchina rossa, da questa mattina simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Si trova all'interno della villetta Collodi Cimino, a poca distanza dal municipio, dove nell'aula consiliare si è svolto un breve incontro di presentazione dell'evento in presenza, tra gli altri, del sindaco Alfonso Provvidenza e dell'assessore Miriam Cipolla. L'iniziativa nasce innanzitutto dall'impegno di Angelo Palermo, che ringraziamo per questa proposta che naturalmente come amministrazione abbiamo accolto subito. È un'iniziativa importante, chiaramente sembra banale dirlo, ma è un'iniziativa che, come dire, deve essere ripetuta tutti i giorni, indipendentemente dal fatto di dedicare o meno una panchina rossa. È un simbolo, è, come dire, un qualcosa che deve rappresentare la necessità del rispetto delle donne. Sappiamo benissimo che i casi di violenza sono ormai innumerevoli, sostanzialmente si parla di ogni 2-3 giorni abbiamo purtroppo un caso di violenza, di morte, e quindi noi nel nostro piccolo cerchiamo di dare un contributo e cercare di rappresentare anche da subito ai bambini, come dire, il fatto che bisogna avere rispetto per i minori, per le donne, e quindi noi come amministrazione siamo fortemente impegnati su questo campo e nel nostro piccolo tramite la sensibilizzazione, e quelle sono le azioni che un'amministrazione può dare, sicuramente saremo sempre vicini e disponibili a queste manifestazioni. Io ripeto, come amministrazione sono felice ad esempio di avere nella mia compagine due assessori, l'assessore Cipolla che è qua accanto a noi e il vice sindaco, l'assessore Todaro, due donne che appunto rappresentano la voglia della presenza della donna nella nostra comunità, nella nostra piccola comunità, e il rispetto che necessariamente bisogna avere nei confronti del genere femminile. Io vorrei lanciare innanzitutto il messaggio della sensibilità contro questa violenza sulle donne, perché le donne rappresentano, le donne, le ragazze in genere rappresentano il massimo della forma, quindi vorrei innanzitutto sensibilizzare tutti coloro che ci stanno ascoltando, e questa per noi è una battaglia che inizia oggi ma che deve continuare a lungo termine. Aula consiliare colma di studenti, docenti e semplici cittadini. Poi ci sono i responsabili del centro antiviolenza e antistalking Telefono Aiuto di Agrigento. La prima panchina rossa a Grotte è frutto di un'idea di Angelo Palermo dell'associazione Donna con Te contro la violenza in genere. Da 5 anni a questa parte noi portiamo avanti un progetto che si chiama Donna con Te, un concerto in passerella contro la violenza sulle donne che comporta un impegno estivo, però durante l'anno ci permette di conoscere tante storie e di aiutare tante donne attraverso il telefono aiuto, che è una realtà fondamentale per la nostra provincia. Quindi oggi, giorno di San Valentino, abbiamo avuto l'idea di inaugurare la panchina rossa, non a caso oggi il giorno degli innamorati, perché l'amore vero non ferisce, questo è il messaggio che vogliamo lanciare, quindi ogni rispetto, ogni forma di amore deve essere presente tutti i giorni, perché molti uomini violenti oggi magari diranno di essere cambiati, porteranno dei fiori, dei dolci, ma noi vogliamo salvaguardare le donne, che senza i giusti aiuti anche psicologici questi uomini purtroppo non possono cambiare. Quindi un messaggio vogliamo mandarlo oltre alle donne anche agli uomini, che cambiare è possibile, farsi aiutare è possibile, e credere in un mondo senza violenza è altrettanto possibile.